78 milioni. Perché adesso ho paura? Devi avere paura. Stiamo facendo un video, budget 20 euro a Napoli, ce ne restano solo 2 di euro. Okay. Quante ghiande ci mangiamo con 2 euro? Okay. Ragazzi, ma dov'è Pumba? Giana? Bello a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Di Cole e oggi ragazzi mi trovo a Napoli con Giana e Giovanni Fois. Ciao, sono Giana. Stiamo per girare un food tour per il centro di Napoli decisamente più grande di noi, quindi abbiamo deciso di dividerlo su tutti e 3 i canali. Troverete un quartiere sul canale di Giovanni, un quartiere sul canale di Giana e un quartiere sul mio canale. Spoiler, sanità, via Toledo, vomero. Perché non me lo ricordavo nemmeno io. Trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e prendete un bel Gaviscon perché ci sarà un video. Comunque il gruppo di oggi è composto, oltre che da noi tre, dal mitico, dov'è il grande Pumpone? Stiamo andando già da dove? A mangiare delle sfogliatelle. Grazie, colazione. Diciamo dove lo facciamo vedere. Comunque ragazzi, una cosa importante da sapere è che all'interno del mio tour, e solo nel mio tour, ho inserito una sfida. Proveremo a fare questo tour con 10 euro a testa. Io me ne gioco sul salato. Guardali mentre stanno già assaporando la colazione. Ci troviamo da Cuori di Sfogliatella e Giovanni sta per mangiare tutto il menù. I primi 7,70 euro sono andati, Giana, ne rimangono 22 e qualcosa. Possiamo mangiare tutta Napoli con 22 euro. Godo come un riccio. Ok, abbiamo preso un cono sfoglia ripieno di gelato. Beh sì, fai cadere tutti i Smarties, bravo. Buono. Poi ne abbiamo presi una classica e una ripiena di genovese. Già, non puoi mangiare 4.000. Io a colazione salato. Comunque, senza fretta ma senza sosta, stiamo andando all'altro locale. A me è arrivato anche un pezzettino di quella con la genovese, l'assaggio e passeggiamo. Non troppo distante da Cuori di Sfogliatella c'è un posto che del fritto ha fatto, come si dice, il suo mantra: Passioni di Sofì. Ok, abbiamo speso altri 10 euro, siamo quota 17, no, manca ancora un po', ce l'abbiamo. Abbiamo preso, vittima, che è sta faccia da psarico? Abbiamo preso un mega cuoppo fritto, poi abbiamo qui una frittata di gnocchi e una frittata grassa. Dai però, a me non mi fate mai mangiare niente, che cazzo, ho pure pagato io. Ok. Cos'è? Crocchettino. Bello. Che bello che c'è lo stronzo che non sta mangiando, che bello. È molto bello. Ti aiuto? Apro io. Apro io, ma che me frega, guarda con la mano. No. La rovini. No. Ovviamente, per chi non lo sapesse, i cuocchi fritti a Napoli sono tradizione. Sono cuocchi. Si prendono, si passeggia in giro e tutto quanto. Ma c'è una frittatina. Ce l'abbiamo fatto per forza, è obbligatorio. Ma c'è buono. Napoli, vi avrete uguale. Attento. Frittatina classica. Oh, guarda quel bel cuore di carne e piselli. Come siete romantici con Vitti in mezzo? Un'altra pietra miliare dello street food napoletano è la pizza a portafoglio. Ecco, voi passeggiando per le vie di Napoli, quante pizze a portafoglio potreste mangiare? Tante? Una, perché poi ti ustiona la lingua. 7-8 milioni. Perché adesso ho paura? Devi avere paura. No, io voglio essere felice e voglio andare da Sorbillo a prendere una pizza a portafoglio. Giana, perché proprio Sorbillo? Perché no? Allora, ho una bella e una brutta notizia per voi, quale preferite? Allora, io dico solo che mancano 2 posti, spero che siamo nel budget. Siamo nel budget, la cosa buona è questa, abbiamo speso solo, vieni qui, è fuoco, 6 euro. Ho preso una margherita e una marinara a portafoglio. No, ne ho prese 2 e il problema adesso è un altro, abbiamo 17 persone davanti. Andiamo a fare un altro pasto nel frattempo. 2000 years later. Quant'è che siamo qui? Stiamo aspettando? 20 minuti. Io ti ho detto che abbiamo cancellato. Hanno chiamato una persona sola nel frattempo. Non è vero, no, è vero. Ok, abbiamo fatto un 500 metri a piedi e siamo venuti da Minella a mangiare i gelatini che tutti quanti ricordano che è più buono di una della storia. È veramente forte questo. In attesa della pizza, cioè noi non stiamo bene, ma loro non sanno, in questo momento stiamo girando la prima parte.
manca, manca ancora il vomero e sanità. Abbiamo speso 5 euro, caro Giovanni, il che vuol dire che ce ne rimangono 2 per dopo. Iniziamo a pensare a come possiamo spendere altre... No, cibo. Vai, Gianna all'ordine, Gianna all'ordine. Crema minnin. E pistacchio che se no Giovanni piace. Ok, stiamo andando alla sconatura, sconatura del cono. Che cos'è la crema minnella? Crema di arachidi. Ma non lo sapevi, hai ordinato una cosa che non conoscevi. So che è buono. Yeah, boy. Ok, e non è più girato. No, perché? Ma perché? Matteo di girare non sa un cazzo. Vai, io posso. Io ci ho fatto solo la testa. Sei zitto, Giovanni ne capisce di più. Giovanni, dici? 8 su 10. Ok, noi col gelato abbiamo finito, abbiamo bisogno di... ci dobbiamo decisamente lavare le mani. Stiamo tornando verso Vitti sperando che abbia pigliato le pizze e che non ci picchi per non avergli portato il gelato. Raga, non abbiamo preso nemmeno un... non abbiamo portato nemmeno un cucchiaino di gelato a Vitti. Non abbiamo portato nemmeno un cucchiaino di gelato a Vitti, si incazza 100%. Cioè, si sente in colpa. Ragazzi, ma dov'è Pumba? Gianna? Io vorrei trovare Pumba, Vitti. Il gelato era buono. Ma mi credi che sto ancora aspettando? Il gelato? No. La fine. Calcola. Avete anche finito? Abbiamo finito tutto il gelato. Giovanni non te ne ha voluto portare nemmeno un po'. Le ho prese. Bruciano. Prendi. Ah. Laviche. Io, Gianna e Vincenzo assaggiamo le pizze a portafoglio. Bella Vincenzo. Vai a vedere che sei napoletano. Appena morto. Vedi, non lo so, mamma. Dai, dallo sto morto. Schiaffo morale. Sono due cose sicure nella vita. La prima è che c'è sempre fame nel treno. La seconda è che se ti mangi la pizza a portafoglio te li butti. Ecco. Ma vaffanculo, ma non hai preso il pomodoro? Il periodo del food porno è tornato alla registrazione del primo video, sta già soffrendo. Abbiamo colato 10 litri di pomodoro a terra, ma a Vitti non frega un beneamato. Lui mangerà tutta la pizza rimasta. Manco se me pagate. No! Secondo questi scontrini che ho conservato, a noi sono rimasti circa 2 euro. Con 2 euro si fa un dolce. Quindi siamo da Gaio Den, dov'è? Gaio Den, e vediamo che cosa riusciamo a mangiare con 2 euro. Dai, chiedilo. Stiamo facendo un video, budget 20 euro a Napoli, ce ne restano solo 2 di euro. Okay. Quante ghiande ci mangiamo con 2 euro? 2. Come 2? Andate. Sono costoso di entrare. Sono buone. Ma costose perché sono buone. Nel senso. Il buon Vitti ci ha dato i 30 centesimi che ci mancavano. Quindi 2,60 euro per 3 ghiande. Una per me, una per Gianna e una per Vitti. No, una per me, una per Gianna e una per Giovanni. Questo non mangia. Sì. È vero. Quindi una per... A lui ho fatto il video. Io non sono di Napoli, non posso mangiarle. Tu hai messo i soldi. Tu le hai già mangiate. Bravi, avete messo a fare il video, bravi. Ragazzi, queste sono le ghiande di Gaio Den. Praticamente questa è una... diciamo, come si può questa che è? Non... è tipo un tronchi. Pasta asciutta. No, tipo... questa è wafer. No. Wafer dentro crema di nocciola. È tipo un tronchi, vabbè, come crema di nocciola. Quella è artigianale. Guardi come sono umano io. Vai, io ho una teoria. Posso chiudere il video? Vai. Tutti i posti famosi, dopo un limite di 5 anni, quando diventano molto famosi, cominciano a passare la qualità. Voi pensate se è finita? Ma abbiamo appena iniziato il futuro. Ok. Fatto un terzo del futuro. Stiamo andando a fare il tour di Gianna. Io vi ricordo che questo video è solo una parte di 3. Già online sui canali dei ragazzi troverete le altre due parti, il Rione Sanità e il Vomero. Sembra un TG comunque. Okay. Il Vomero e Rione Sanità. Ecco, la stessa cosa. Video dove mangiamo un sacco di cose. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commentino così se vi va e condividere il video con gli amici. Noi ci vediamo al prossimo video e vogliamo sapere nei commenti la prossima città da fare
da visitare e fare la stessa identica. Ma tra un anno. Non l'avevo minimamente valutato. Entro novembre riusciamo a fare il secondo episodio se questo video raggiunge i 3 like. Mi raccomando, bella ragazzi. 3 like.